Salve a tutti amici di YouTube e di Facebook. Oggi siamo qui per preparare niente di meno che la pizza sfincione, lo sfincione famoso palermitano. Il tipo di impasto che andiamo a fare è un impasto al 70% di idratazione. Allora, quello che vi raccomando è bisogna fare attenzione all'impasto. Si deve bene incordare, poi poco alla volta inserire l'acqua, pian piano, e a suo tempo incordarsi il tutto. Poi vi faccio vedere il procedimento. Innanzitutto diamo gli ingredienti. Allora facciamo un mix di farina tra farina di rimacino e farina di Manitoba. Andiamo a inserire la farina Manitoba perché ha un glutine molto più forte e assorbe meglio i liquidi. Allora noi andiamo a fare 500 g di rimacinato e 500 g di farina Manitoba. Poi abbiamo 10 g di lievito di birra, 10 g di zucchero, 50 ml di olio d'oliva extravergine, 700 ml di acqua tiepida e 20 g di sale. Versiamo prima di tutto la farina. Nel frfrattempo sciogliamo su 100 g di acqua il lievito. Andiamo a versare lo zucchero e 400 ml di acqua. Non tutta, perché abbiamo detto deve assorbire l'acqua piano piano, perché dobbiamo fare un 70% di idratazione. Non versiamo l'acqua tutta assieme perché sennò il nostro impasto collasserà. Per avere un buon risultato seguite bene passo per passo l'impasto. Ok, adesso andiamo al procedimento. Ok, dopo aver versato la farina, versiamo lo zucchero. E il lievito sciolto su 100 g di acqua. Accendiamo la macchina. E cominciamo a impastare. Versiamo un po' d'acqua. A questo punto versiamo il sale. E un altro po' d'acqua. Aumentiamo un po' la velocità. E versiamo l'acqua. Versiamo l'acqua sempre poco alla volta. Dobbiamo mantenere sempre il nostro impasto ben incordato. Tra un po' si incorderà. Versiamo un altro po' d'acqua.
ancora un altro po'. Facciamo incordare per bene. Appena incordato tutto per bene, andiamo a versare l'olio. Ok, arrivato a questo punto, abbassiamo un po' la velocità. Non appena il nostro impasto è così incordato in questa consistenza, versiamo l'olio poco alla volta. Facciamo incorporare prima quest'olio e poi l'altro. Aggiungiamo l'altro. Mettiamo vigorosamente olio d'oliva extravergine. Ricordatevi di non metterlo tutto insieme, se no il nostro impasto collasserà. Versare i liquidi, in questo caso è l'olio, lentamente. Mettiamo un po', facciamo assorbire e mettiamo un altro po' d'olio. L'altro. E questo è l'ultimo. Aumentiamo un po' la velocità. A questo punto versiamo il resto dell'acqua sempre a filo, così.
mi raccomando sempre di versare l'acqua a filo, poco alla volta. Facciamo assorbire questa e adesso mettiamo l'altra. Dobbiamo mantenere sempre il nostro impasto ben incordato, perché se la versiamo tutta assieme il nostro impasto collasserà e non avremo lo stesso risultato che vorremmo ottenere. Come notate, si è assorbita l'acqua, versiamo l'altra. Sempre poca alla volta. Versiamo l'altra. Dovete avere molta pazienza nel versare l'acqua e vi faccio vedere che otterrete un buon impasto. Versiamo ancora l'acqua. Il nostro impasto risulterà bello morbido, soffice ed elastico. È quello che noi dobbiamo ottenere per realizzare il nostro spuncione. Il nostro impasto per la pizza spuncione. Un'altra. Insieme ancora l'altra. Come vedete, sentite il nostro impasto bello liscio, setoso, bello incordato. Ok, continuiamo con versare l'acqua. Stiamo facendo un impasto al 70% di idratazione.
Continuiamo a versare l'acqua. Continuiamo. Come notate, il nostro impasto è incordato bene, si è staccato dalle pareti. Questo dà il risultato di un buon impasto che si sta ottenendo. Continuiamo a versare l'acqua. Versiamo l'ultimo filo d'acqua. Voilà. E facciamo asciugare quest'acqua. Come notate è già bello liscio e morbido. Ci andiamo a girare altri due minutini e il nostro impasto è quasi pronto. Ok, il nostro impasto è terminato. Come vedete è bella liscia, elastica e morbida. Guardate che bell'impasto, deve risultare in questa maniera. Ok, adesso la estraiamo dall'impastatrice e la mettiamo in un contenitore e la facciamo riposare in frigorifero per 24 ore. Ok, a questo punto, dopo aver tirato fuori dall'impastatrice il nostro impasto, senza usare farina, ci ungiamo un po' le mani con un po' d'olio, così, e delicatamente prendiamo il nostro impasto. Noterete che è bello morbido, soffice, voilà. Guardate che bellezza! Adesso noi dividiamo direttamente il nostro impasto per i panetti che a noi servono. Per esempio dobbiamo fare delle teglie, queste piccole, e per fare una teglia di spincione o una teglia di pizza
noi dobbiamo pesare più o meno 650 grammi o 700 grammi di pasta. Ok, quindi dividiamo il nostro panetto. Diamo una pesata. Come noterete è bello soffice, leggero, morbido e profumato. Ok. Ok, dopo aver diviso il nostro impasto in due parti, da 850 grammi l'uno. Ok, noterete che il nostro impasto è così soffice e morbido, verrà una cosa spettacolare. Con questo impasto potete fare sia la pizza a taglio che la pizza a sfincione. Ok, noi dobbiamo prendere dei contenitori in questa maniera, li ungiamo d'olio, così, e sistemiamo in questa maniera, guardate, così. Sistemiamo il nostro panetto. In questa maniera. Idem la stessa cosa con questo. Guardate il lavoro così. Li copriamo li facciamo adesso riposare in frigorifero per 24 ore. Dopodiché li tiriamo fuori dal frigo, li facciamo stare a temperatura ambiente tra i 4 e 5 ore e dopodiché li cominciamo a lavorare. Ok, passate 24 ore, tiriamo fuori dal frigorifero il nostro impasto. Lo lasciamo a temperatura ambiente per circa 3 ore. Dopo 3 ore, come vedete, si trova in queste condizioni. Voilà. Il nostro impasto bello riposato, soffice. Quello che vi raccomando, io avevo un contenitore piccolo. Se l'avete più capiente, più alto, va meglio ancora. Tipo questo che visto come... Ok. Adesso prendiamo una teglia. Io preferisco metterci la carta da forno, ma potete anche usare la teglia senza la carta. Prendiamo l'olio. E lo disponiamo per tutta la teglia, così, in questa maniera. In questa maniera il nostro impasto scivolerà meglio per tutta la teglia. Ok,
prendiamo il nostro impasto e lo capovolgiamo così. Vedete come scivola? Senza rompere la lievitazione. Voilà. Questo lo mettiamo da parte per ora. A questo punto, delicatamente, noi allarghiamo il nostro impasto per tutta la teglia. Mi raccomando, schiacciare delicatamente senza cercare di rompere la lievitazione. Ok, così allarghiamo. Cerchiamo di farlo in modo omogeneo. Così. Vedete queste bollicine? Sono segno che verrà una bella alveatura nella nostra pizza. Ha fatto un buon riposo. E cerchiamo di non romperla. Dobbiamo andare a essere delicati, allargare l'impasto in questa maniera. Vedete come si allarga? Che la pizza è bella rilassata, riposata, il nostro impasto. Così. Vedete come si allarga? Voilà. Prepariamo l'altra teglia. Stesso modo, olio. Lo spargiamo così per tutta la teglia. Prendiamo il nostro impasto, capovolgiamo così. Che meraviglia, vedete? È una cosa eccezionale, bello morbido, leggero. Vedrete appena sarà pronta la vostra pizza che leggerezza di pizza che andrete a mangiare. Sempre delicatamente allarghiamo senza cercare di rompere la lievitazione. Il riposo fuori a temperatura ambiente varia in base alla vostra temperatura che avete a casa. Possono essere 3 ore come 4 ore o anche 5 ore. Dipende dalla vostra temperatura. In media tra i 3 e 4 ore già la vostra pizza, il vostro impasto è già pronto per essere disteso nelle teglie. Non per forza deve prendere tutta la teglia, basta anche arrivare a questa misura, questi bordi qua. Ok, a questo punto siamo pronti per condire le nostre pizze. Ok, a questo punto, dopo aver sistemato il nostro impasto nella teglia, l'abbiamo spianata delicatamente senza maltrattare la pasta, l'abbiamo fatta lievitare ancora per qualche ora.
passata quest'oretta, per il nostro spincione occorre formaggio caciocavallo stagionato, acciughe e la nostra salsa di spincione più il pan grattato e l'origano. Ok, prima di tutto mettiamo dei cubetti di formaggio caciocavallo stagionato. Così, in questa maniera. A questo punto andiamo a mettere così. Tutto sparso. Aggiungiamo le nostre acciughe a piccoli pezzettini. Potete anche fare una pizza a chi piace bianca così in questa versione. Cioè mettere solamente del formaggio caciocavallo o del pecorino, come preferite. Acciughe, un filo d'olio e al forno. E in questa maniera viene anche una cosa veramente buonissima. Ok. A questo punto prendiamo la nostra salsa di spincione e adagiamo per tutta la nostra pizza. Sempre delicatamente, in maniera tale che non si rompa la nostra lievitazione. A questo punto mettiamo la mollica, a questo punto mettiamo il nostro pan grattato, così, aggiungiamo origano fresco. Adesso siamo pronti per infornare il nostro sfincione a un forno preriscaldato a 220 gradi per circa 15-20 minuti. Ed ecco a voi, il nostro sfincione è bello e pronto. Mettiamo un altro po' di origano, così. Mettiamo un filo d'olio. Che dire, adesso noi andiamo a gustarla, a tagliarla.
poi vi faccio vedere l'interno com'è. Adesso tagliamo, tagliamo il nostro sfincione. Ed ecco a voi, come vedete, la pasta bella lievitata, bella leggera, che odore, un bello sfincione, con la pasta bella morbida e bella soffice. Da Giuseppe Degliano è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like. Arrivederci al prossimo video.